serbatoio è esploso, creando una marea nera di melassa con onde alte fino a 10 metri che ha ricoperto la città di Boston. Ma cosa ha causato questo disastro? Vediamolo dal punto di vista scientifico grazie a delle inedite ricostruzioni 3D. Sicuramente tra tutti gli tsunami della storia, diciamo che lo tsunami di Melassa forse è uno tra i più insoliti. E forse anche chiamarlo tsunami non è del tutto corretto, ma facciamo un attimo un passo indietro. Com'è possibile che una gigantesca onda di melassa abbia invaso Boston? So che il 40% di voi guarda i nostri video ma non è iscritto. Fatelo perché a voi non cambia nulla, ma per noi è estremamente importante. Grazie e torniamo allo tsunami. La nostra storia inizia qui, nel quartiere North End di Boston, all'inizio del Novecento. Qui c'era la sede della Purity Distilling Company, cioè un'azienda chimica che era specializzata nella produzione di etanolo, che a sua volta veniva usato per produrre solventi, esplosivi, alcolici, coloranti e tanti altri prodotti. L'etanolo si ricava a sua volta dalla melassa, che è un liquido zuccherino molto viscoso, vagamente simile al miele, che si ottiene a partire dalle canne da zucchero e dalle barbabietole da zucchero. Le famose barbabietole, no? Di giocare delle elementari. Per ottenere l'etanolo era necessario fare bollire questa melassa, poi si raccoglievano i vapori e venivano poi fatti condensare, così appunto da ottenere etanolo. Ecco, insomma, si distillava. Ovviamente per avere una produzione di etanolo consistente era anche necessario avere dei grandi serbatoi di melassa. E infatti nel 1915 l'azienda ne costruì uno nuovo. Questo era alto 15 metri, aveva un diametro di 27 metri e poteva contenere oltre 8 milioni di litri di liquido zuccherino. Il problema però è che la popolazione non è che era troppo tranquilla, perché già dopo poco tempo il serbatoio faceva dei rumori sinistri ogni volta che veniva riempito e in più c'erano perdite di melassa in diversi punti. Pensate che addirittura secondo alcuni autori i bambini andavano là con i barattoli, raccoglievano la melassa, se la portavano a casa e poi se la mangiavano. L'azienda però lo sapeva e quindi per risolvere il problema decise di dipingere il silos di marrone così da non fare vedere le perdite. Era l'unica cosa che potevano fare, non avevano altre alternative. Ripararlo? No. Dipingerlo? Sì. Comunque c'è del genio in questa cosa. Però tutto sommato, a parte questo, le cose andavano bene. Almeno fino al 13 gennaio 1919. In quel giorno, infatti, la distilleria ricevette un carico di melassa da circa 5 milioni di litri dal Porto Rico. Nessuno però immaginava che quello sarebbe stato l'ultimo carico di melassa. Il 15 gennaio 1919, alle ore 12:41, gli operai delle fabbriche vicine erano in pausa pranzo, ma all'improvviso sentirono un rumore assordante. Il serbatoio era esploso. Un'onda di melassa da 8 milioni di litri e alta fino a 10 metri invase le strade della città, travolgendo tutto quello che c'era sul suo cammino a una velocità di circa 56 km orari. Come se questo non fosse già abbastanza, la melassa si raffreddò dopo pochissimo tempo a causa dell'aria fredda di Boston. Quindi ha aumentato bruscamente la sua viscosità e si è trasformato in uno spesso strato semisolido che aveva una consistenza non molto diversa da quella del catrame. Probabilmente, non lo so, se lo stesso incidente si fosse verificato in estate, la melassa si sarebbe solidificata dopo più tempo, quindi avrebbe creato uno strato più sottile e quindi i soccorsi sarebbero stati più semplici. Però purtroppo così non è stato. Quelle che state vedendo sono solo alcune delle immagini che sono state scattate poche ore dopo il disastro. Come vedete, la città era distrutta come se fosse stata colpita, non so, da un uragano o da un'alluvione. Queste invece sono le parole del Boston Globe, un giornale dell'epoca. La melassa arrivava al petto, copriva la strada e mulinava e ribolliva attorno a dei rottami. Qui e là una forma si dibatteva, ma era impossibile dire se si trattasse di una persona o di un animale. Nell'incidente morirono 21 persone e altre 150 rimasero ferite. Le settimane successive furono spese per pulire tutto quel caos, sparando acqua marina sulla melassa, perché ci si accorse che funzionava meglio di quella dolce per rimuoverla, e ricoprendo poi le strade di sabbia. Dopo l'incidente si iniziò subito ad indagare, perché si voleva capire quali erano le cause e cosa fosse successo esattamente. Inizialmente si pensò, pensate, ad un attacco terroristico da parte degli anarchici italiani. Questo perché il serbatoio, che all'epoca non voleva nessun abitante di Boston, fu realizzato vicino a un quartiere dove abitavano principalmente italiani che erano immigrati là. Però poi in realtà si comprese che le cause dell'incidente erano ben diverse.
La prima causa, almeno secondo le ipotesi più accreditate, era legato al fatto che le pareti erano del 50% troppo sottili rispetto alla quantità di melassa che conteneva il serbatoio. A questo poi si aggiunge anche il fatto che l'acciaio usato per fare il serbatoio era povero in manganese, quindi, semplificando, vuol dire che a quelle temperature così basse il metallo si comportava in modo fragile, cioè se noi sottoponiamo quel metallo a sforzi non è che si deformava, ma si rompeva direttamente. Più precisamente la rottura sarebbe partita da qui, cioè dalla parte bassa del serbatoio. Questo però al massimo spiega perché il serbatoio si è rotto, ma perché è esploso allora? Vi ricordate che la melassa arrivava da Porto Rico? Ecco, la melassa arrivava appunto da zone caraibiche e quindi era rimasta leggermente più calda di quella già presente nel freddo serbatoio di Boston. Questa differenza di temperatura potrebbe aver favorito il processo di fermentazione, causando un'abbondante produzione di gas. Il silos quindi è diventato come una pentola a pressione e visto che era già debole di struttura... Quindi, dopo aver visto tutto questo caos, dopo aver visto quali sono le cause più probabili del disastro, com'è finita la storia? Dopo 10 anni di battaglie legali, l'azienda proprietaria del serbatoio venne ritenuta colpevole e fu costretta a versare un rimborso alle vittime di oltre $600.000, che equivalgono oggi a circa $12 milioni. Quello che resta di questo disastro oggi è questa, una piccola targa a poca distanza dal luogo dell'incidente. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia raccontato un episodio che in realtà non molta gente conosce, soprattutto qua in Italia. Se conoscete altri fatti assurdi o comunque strani di questo tipo, scriveteli nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.